Giacomo, c'è una nuova puntata con i candidati sindaci, abbiamo invitato ovviamente entrambi, sia Mario Landricina che Alessandro Rapinese. Rapinese presente, eccolo qui oggi. Siamo a Villa Olmo perché dopo aver parlato la scorsa settimana di sicurezza e mercato, vogliamo esaminare anche questo altro aspetto importante in vista ovviamente delle elezioni. Ricordiamo Alessandro Rapinese candidato sindaco, lista civica Rapinese sindaco. Ben ritrovato Alessandro. Grazie Marco e un saluto agli utenti di ciaocomo.it e un a presto al candidato sindaco Mario Landricina, che oggi purtroppo non ho l'opportunità di avere a fianco a me, ma ne avremo modo. L'abbiamo invitato, sappilo che l'abbiamo invitato. Mi auguro che stia bene. Sì. Detto questo, Villa Olmo, ecco, sì. È struttura importante, cardine della città. Assolutamente. Eccolo qui, vediamo anche oggi che è una giornata brutta, Alessandro. Assolutamente. Però il fascino ce l'ha sempre. Ci mancherebbe, poi stiamo parlando di un qualche cosa di veramente unico a ridosso di uno. Del lago più bello del mondo, però purtroppo ci si mettono gli amministratori a complicare le cose. Allora, Allora, una piccola premessa e poi cosa sarebbe successo se fossi stato sindaco, perché ormai le carte sono giocate. Ma giochiamo, guardiamo anche al futuro. Esatto. In assoluto quello che abbiamo è un finanziamento che poteva essere dirottato con forza o con una richiesta alla Fondazione Cariplo per i 5 milioni che va a destinare alle province lombarde. C'era l'eventualità di lottare per il campus, che sarebbe stata veramente un campus universitario, il rilancio dell'università a Como, facendo sì che il Politecnico non sarebbe scappato come sta facendo in queste ore. Adesso si parla anche dell'abbandono di Palazzo Natta, eccetera, per sedurre l'università, lasciarla a Como e fare di Como una città universitaria con una quota di denaro. Sarebbe stato un investimento nel lungo termine, eccetera. Bene, cosa è successo? Cosa ha fatto questo PD che il rinviato a giudizio Gaffuri dice essere da 8 come gestione? Cosa ha fatto con Lucini? Ha fatto partecipare, ha presentato un progetto di riqualificazione di Villa Olmo, ci mancherebbe, un bellissimo progetto, ottimo, grazie anche a Guzzetti, grande sostenitore di Lucini, che non ha mai fatto mancare il suo appoggio politicamente anche per mezzo di conferenze stampa. Guzzetti, patron di Fondazione Cariplo, dai 5 milioni per ristrutturare questa villa, con un piccolo problema. Vanno a spendere un monte di denaro per fare un parco botanico, un orto botanico, quando non siamo in grado, Dio santissimo, di tenere nemmeno bagnate a sufficienza le piante della città. Cioè, noi spenderemo centinaia di migliaia di euro all'anno per gestire un parco che farà la fine delle erbacce che ci sono in città. Cioè, secondo me, se dovesse essere gestito con le risorse di quest'ente e con le capacità che quest'ente ha dimostrato in passato, ci troviamo a piantare le insalate nel giro di 4-5 anni, avendo sperperato la città universitaria e il Politecnico che se ne va. Vi ho fatto una piccola storiella per farvi capire quanto può essere nefasta un'amministrazione. Cosa avrebbe fatto Rapinese? Tutta la vita quei soldi o andavano per il campus con i giusti tempi, le giuste maniere, depositando un progetto serio, o altrimenti avremmo insistito per la riqualificazione non solo di Villa Olmo dal punto di vista immobiliare, che è una cosa che va fatta, l'immobile, ma magari anche per altre ristrutturazioni. In buona sostanza, questi 5 milioni vanno a creare dei costi, in buona parte dei costi, che non potremo permetterci in futuro, che dovranno essere sforzo di bilancio, che dovremo sottrarre alle altre manutenzioni di questa città, asfalti, strade e tutto quanto. Spero sia stato chiaro. Quindi cosa faresti tu? Come? Cosa faresti? Ormai nulla, Marco, per sé, perché? Perché su Villa Olmo ormai c'è un bando, assegnato, un contratto firmato, di conseguenza in verità non c'è più nulla da fare. Dovresti diventare sindaco, ti devi adeguare. Ma esattamente, allora, non voglio fare le stesse fesserie che ha fatto Mario Lucini, plurindagato oggi per quelle fesserie. I contratti, quando ci sono, vanno rispettati e la legge va rispettata. Nello specifico di Lucini c'era la risoluzione tassativa del contratto delle paratie, mica mi metto io invece a risolvere un contratto che è perfettamente valido attualmente. Quindi cosa può fare Rapinese sindaco su questa cosa? Niente, osservare quanto è già stato stabilito, perché non è che cambia sindaco, quello dopo può fare ciò che vuole. Detto questo, ordinaria manutenzione, la parola, il leitmotiv della nostra campagna elettorale, agli altri faccio fare i fenomeni come hanno fatto
governato i loro partiti negli ultimi 20 anni in questa città, le conseguenze si vedono. Quindi ovviamente, ecco, su Villa Olmo abbiamo espresso la tua posizione. Esatto. In questo caso. Noi vogliamo esaminare un po' tutto, andremo poi alle paratie, andremo alla Ticosa, andremo... No, ma c'è una volontà, ecco, l'unica cosa che mi permetto di segnalare su Villa Olmo è che c'è stata e abbiamo più volte depositato a Palazzo Cernezzi delle eventuali ulteriori possibilità. Il problema è che la maggioranza dell'epoca, quella che c'è attualmente ancora per poche ore, ha deciso altro, quindi in verità, essendo persona per bene, seria, che valuta i documenti in piena, credo nel pieno delle mie facoltà mentali, dico che quello che è deliberato, mica posso tornare indietro. Ovviamente tutto ciò che degli avvocati amministrativisti dovessero consigliarmi per poter modificare l'attuale destinazione lo farò, però tema già approfondito e di fatto non c'è nulla da fare. Ok, perfetto, abbiamo chiarito anche quindi l'aspetto Villa Olmo. Dal punto di vista amministrativo, poi è ovvio che rimane una cosa magnifica e meno male che una parte dei fondi vengono spesi per ristrutturare quello che è l'immobile, grazie a Dio, e sì, bene. Vediamo, infatti, l'immobile in effetti un po' di manutenzione, direi, no? Lo vediamo alle nostre spalle. Magari si poteva già iniziare a fare senza rifare le piazze, per esempio, no? Si poteva fare o gli stessi fondi destinati alle piazze di Villa Olmo, in verità ce ne sono 100 in giro per la città, nel senso non di belle, ma di immobili che hanno la stessa tipologia di problematica, quindi in verità niente, mi auguro che appunto la prossima volta il mio competitore elettorale, sono stato educato oggi Marco? Sì. No, perché adesso, visto che dirà che siamo cattivi, brutti eccetera, io il mio competitore elettorale parteciperà e nulla, basta, e poi scelgano i comaschi da chi farsi amministrare. La prossima volta esamineremo un altro tema, la prossima settimana, Alessandro, ce n'è uno a settimana che noi vogliamo esaminare, vedremo, parleremo probabilmente di viabilità, di parcheggi, insomma di cose che comunque ci toccano. Sì, dimmi. Solo un aspetto, cioè non è che ci si possa improvvisare amministratori, è un po' come non ci si può improvvisare dirigenti, non ci si può improvvisare soccorritori, non ci si può improvvisare, bisogna avvicinarsi ai temi, conoscerli e poi un po' di esperienza, quella non guasta. Tu ritieni di averla, Alessandro, l'esperienza? Ma ormai penso che siano pochi ad avere la mia quantità di delibere, discusse, interventi in consiglio comunale. Tu ti ricordi qualcuno che abbia mai detto che Rapinese non capisce o dice cose inadeguate? Io non me ne ricordo uno. Quindi va bene, ci lasciamo così. Ci lasciamo così. Scusate questa mattinata, ma il tempo uggioso mi ha messo di malumore e entrando qui e pensando a quello che avremmo potuto fare invece a quello che faremo, il malumore è aumentato. Tra l'altro, piccola quisquiglia, i lavori non dico che sarebbero già dovuti essere finiti, ma quasi. Anche qua l'efficienza amministrativa da 8 del consigliere del PD di Gaffuri, ma non doveva dimettersi Gaffuri, tra l'altro. Cioè, a me, la prossima volta che se ne viene Gaffuri in studio, gli puoi chiedere, perché ha detto che quando era indagato, se l'avessero rinviato a giudizio, si sarebbe dimesso. Poi, dopo, quando è stato rinviato a giudizio, invece ha chiesto al capo partito che se poteva rimanere lì, lui gli ha detto di sì. Ma sto ricostruendo male i fatti? No, ve lo chiederemo. Gaffuri, scusa, ma tu non dovevi dimetterti, tra l'altro. Però ha dato 8 al PD. Bene. Allora, da Villa Olmo, con un saluto e un ringraziamento al candidato sindaco Alessandro Rapinese, noi chiudiamo il collegamento di oggi. Alessandro, grazie, buon lavoro. Grazie a Ciao Como, che serve che dà un servizio preziosissimo alla città. Mi fa piacere. Allora, la prossima settimana però un altro tema da sviscerare, da analizzare, e sentiamo poi. Tu sai che io ci sono, non ti ho mai detto di no assolutamente. E penso che non te lo dirò mai. Grazie, buon lavoro, ciao Alessandro. Linea allo studio.